ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Tornano a toccare quota 3.000 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, con il tasso di positività che resta altissimo e sfiora il 30%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra invece 3 nuovi casi. Si tratta di un 87enne della provincia di Chieti e di una 84enne della provincia dell'Aquila, mentre un decesso è risalente ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla ASL. Ci sono però 1.000 guariti, con il numero degli attualmente positivi che resta comunque in netto aumento. Resta però invariato a quota 190 il numero di pazienti ricoverati in ospedale e in area medica, mentre scende di una unità quello dei pazienti in terapia intensiva, che da 5 passano a 4. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti inoltre 1.635 tamponi molecolari e 8.610 test antigenici, con il tasso di positività al 29,28%. Dei casi positivi di oggi, 1.070 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.672 in provincia di Chieti, 1.299 in provincia di Pescara e 1.244 in provincia di Teramo.